Posso fare qualcosa per te oggi? Il mio padrone è stato accusato di un crimine e ha offerto la mia parola come prova. Che cosa pensi di dire? Verità o bugie non cambierà nulla. Il magistrato mi farà torturare in ogni caso. I soldati stanno già venendo a prendermi. Quindi vuoi che io uccida tutti i soldati? Sì, sì. La feccia spartana deve morire. Ci penso io. Per Zeus, grazie. Kaire. Comandante a 7, siete liberi fino a nuovo Meglio nascondersi. Facile. Sei qui. Allora li hai uccisi? Mi sono occupato di loro, di tutti loro. Grazie, Mistios. Prendi, è per te. Grazie.
mancherà. Non può essere chi penso. Devo fare molta attenzione in quest'area. Aiuto! C'è qualcuno! Aiuto! Per Sparta! È qui! Sei agile come sempre. Ora portami alla mia casa dall'altra parte della montagna. Devo portarti in braccio fin lì. Sono così debole. Va bene. Marco, un altro vigneto. Sono sempre coerente, amico mio.
andava meglio. Nessuno fugge rapidamente come te. Non c'è di che. Alexios, benvenuto nella nuova dimora di Marco. Non aspettavo compagnia, ma bisogna sempre essere pronti. Vino? Marco, non posso credere che tu sia qui. Credici, non sono un uomo di una città, ma di tutte le città. Chi sono io per negare al resto del mondo greco ciò che ho da offrire? Sei qui da molto? Abbastanza da diventare il maggior venditore di vino di Kos. Beh, l'unico a dire il vero. Prima o poi gli abitanti dovranno comprarlo da me. Cosa ti porta proprio qui a Kos? Ho imparato una cosetta o due sul terreno. Pare che Cefalonia non sia il luogo migliore per coltivare l'uva. In più la gente di qui adora il vino. Tutti adorano il vino. Cefalonia, inoltre, non è più frequentata come un tempo. È arrivata la pestilenza da Causos. Molti sono morti. Tutt'altro che ideale per gli affari. Hai fatto davvero molta strada. Potrei dire lo stesso di te. Hai trovato quello che cercavi? No, non ancora. Spero che tu abbia la mia stessa fortuna. Ho trovato la mamma che avevo perduto da tempo. Qui, a Kos. Visto che Kos è la sua casa, ora è anche la mia. Di ciao, mamma. La tua mamma. Dicevi che tua madre era morta. Certo, questa è la mia mamma adottiva. Ora siamo così in confidenza che non potremmo mai separarci. Su, Marco. La verità. Beh, mamma è la proprietaria del vigneto. Quando suo marito è morto prematuramente, il terreno è stato messo all'asta. Qualcuno doveva intervenire. E qui entri in gioco tu. Generoso da parte tua. È ridicolo che una donna meravigliosa come mamma non erediti la sua proprietà. Ora gestiamo il vigneto insieme, vero mamma? Tirerebbe su un polverone se non fosse d'accordo. È la sua terra, ma la condivide con il suo caro figlio, me. Ti sei appropriato di un bel posticino, Marco. Se non ti conoscessi, ti prenderei sul serio. Rido sempre in questo periodo. Non ridevi molto quando eri imprigionato in quel forte. A proposito, ho un problemino da risolvere. Come mai non sono sorpreso? Ma so che tu puoi aiutarmi, amico mio. Conosco le tue potenzialità. Continua. Mi conosci, ho preso in prestito qualche dracma e in men che non si dica mi considerano già l'imbroglione di Kos. Tutto grazie a questo Cerbero, a cui ne devo parecchie. Cerbero? Oh, prima il ciclope e ora questo. Non dirmi che è un cane a tre teste. Non dire assurdità. Non c'entra niente con il ciclope. Stavolta voglio fare un'offerta di pace. Niente meno che il mio vino migliore. Migliore? Passabile, forse. Alexios, per me sei di famiglia. E visto che anche io sono di famiglia per te, sono certo che non mi negherai il tuo aiuto. Ne sei proprio sicuro? Prometto che stavolta ti pagherò. Devi solo portare il mio vino al Cerbero. È semplice. Va bene, in onore dei vecchi tempi. Posso sempre contare su di te. E Cerbero può contare su un ottimo vino per accompagnare la cena. Portalo a casa sua. Sarà meglio che Cerbero non morda.
Mi conviene farmi scoprire. Posso aiutarti con qualcosa? Siamo bravi cittadini. La mia famiglia lavora per produrre vino di qualità. Lo condividiamo persino con i soldati. Fino a un certo punto. Fino a che punto? Il comandante di prima era un brav'uomo. Non beveva mai troppo e non se ne approfittava. Quello nuovo pretende un'anfora di vino ogni volta che passa e manda i suoi uomini a prenderne ancora. L'ospitalità ha un limite. E vuoi che io lo spedisca dal traghettatore? Non è un compito facile, ma sì, lo spartano deve essere ucciso. Ti aiuterò. Sono in debito. Ci penso io. C'è qualcosa che ti serve? Temo per il mio finanziatore, Mistios. I soldati arrestano chi ritengono una minaccia. La sua ricchezza lo rende un bersaglio. E sei preoccupata per la sua salute? O le sue dracme? Per entrambe, a dire il vero. Ma è un brav'uomo. Se lo arrestano, temo per la sua famiglia.
Mi stai chiedendo di passare ogni soldato a fil di spada? Sì, ogni singolo ateniese deve morire. Ci sto. Mi hai salvata. Lascia che ci pensi io. Sei tu, Cerbero? Chi vuole saperlo? Una testa sola. Un dono per te. Hai mai assaggiato il vino di Marco? È il meglio del meglio. Cosa ha di tanto speciale? È molto dolce. Perfetto con il pane di castagne. Non mi conquisterà con il vino. Non dimentico mai chi ha le borse piene delle mie dracme. È un'offerta di pace. Un ringraziamento per aver atteso così a lungo che saldasse il suo debito. Allora bevi con me, se pensi che sia così buono. Va bene. È avvelenato. No, è solo vino. Mi hai ingannato. Oh, mi sento male. Guardie! Guardie!